il mio intervento ha per titolo Radio Bari e la lotta di liberazione in Italia. La guerra per onde fu una delle novità più rilevanti del secondo conflitto mondiale e trovò in Italia il campo per alcune esperienze uniche nel quadro dell'informazione europea, rappresentando un fronte di guerra non meno importante di quello militare. Attraverso il mezzo radiofonico la guerra entrava entro le mura di casa, avvicinava il combattente alla propria famiglia, provocando una immediata percezione emotiva della gigantesca opera distruttiva compiuta dai diversi eserciti in campo. Radio Bari, una delle principali strutture dell'EIAR, l'ente italiano audizioni radiofoniche, in grado di far arrivare la sua voce nei Balcani e in Medio Oriente, svolse un importante ruolo strategico nell'ambito della situazione nazionale dopo l'armistizio. L'emittente barese sfuggì il 9 settembre 1943 all'opera distruttiva dei nazisti che non riuscirono a far saltare il porto e il palazzo delle poste. La sede dell'EIAR era poco distante da quest'ultimo. Per il pronto intervento dei militari e della popolazione del borgo antico che respinsero l'attacco tedesco catturando decine di soldati nemici. A Bari l'azione di resistenza armata contro i nazisti si risolse vittoriosamente. Nella prima opera sulla resistenza italiana, Roberto Battaglia mise in luce la resistenza barese, ma poi la vicenda fu rapidamente rimossa dalla storiografia. Il pronto intervento degli antifascisti baresi, che il 10 settembre si installarono pacificamente nella sede dell'EIAR, evitò l'interruzione delle trasmissioni. Con il sostegno dei tecnici, i giovani intellettuali vissuti all'ombra di Croce e della casa editrice La Terza, grazie anche all'esperienza accumulata negli anni di guerra con l'organizzazione di una vera e propria struttura di controinformazione, periodicamente il giudice Michele Cifarelli aveva il compito di riferire al gruppo liberal socialista guidato da Tommaso Fiore le notizie captate da Radio Londra, gli antifascisti riuscirono ad organizzare un notiziario sulla base dei comunicati della BBC. Nel momento in cui Radio Bari forniva le prime informazioni sulla nuova situazione politico-militare, nasceva il Regno del Sud con il trasferimento del re di Badoglio a Brindisi. I fuggiaschi romani, imbarcandosi a Pescara, giunsero nel porto pugliese nelle prime ore del pomeriggio del 10. Il giorno successivo l'emittente barese fu in grado di trasmettere i proclami del re e del capo di governo che invitavano le forze armate a reagire all'aggressione tedesca che non risparmiava la popolazione civile. In Puglia, nei giorni successivi all'8 settembre, si assistette ad una reazione violenta dei reparti della Wehrmacht che dopo il fallimento dell'attacco a Bari, Barletta e in diverse altre località della Puglia intensificarono le aggressioni dando luogo a stragi e eccidi indiscriminati, soprattutto contro militari sbandati. Il 12 settembre il maggiore inglese Grimis, responsabile dell'ufficio della guerra psicologica, sbarcato a Taranto con i primi contingenti dell'ottava armata inglese, aveva avuto precisi ordini dal quartiere generale di Algeri, dopo aver informato la missione militare alleata a Brindisi e il governo Badoglio, si installò nella sede dell'EIA. Prima di ogni altra struttura militare e civile, gli anglo-americani si preoccuparono di porre sotto il loro controllo la potente emittente del capoluogo pugliese, nota nell'area del Mediterraneo sin dagli anni 30 per le trasmissioni in serbo-croato e in lingua araba. Radio Bari, ribattezzata Libera Voce del Governo d'Italia, fu ascoltata dai militari italiani e dai partigiani jugoslavi che resistevano nei Balcani, a Cefalonia e nelle altre isole dello Ionio e dell'Egeo agli attacchi criminali degli uomini di Hitler, alimentando nuove speranze nella lotta contro il nazifascismo. L'annuncio della liberazione definitiva della Puglia a fine settembre 1943
agevolò il grande flusso di ex deportati liberati dai campi di internamento fascisti disseminati nel Mezzogiorno, di rifugiati slavi di diversa nazionalità e religioni provenienti dall'altra sponda dell'Adriatico in fuga dal terrore nazista. A differenza di Radio Palermo, che gli americani occuparono dopo lo sbarco in Sicilia, utilizzandolo nell'ambito di esigenze prevalentemente militari, si autorizzò una sola rubrica, il bersagliere, affidato a un ufficiale italiano di origine barese, l'avvocato Filippo Salerno. Radio Bari, già in funzione con l'arrivo degli alleati, rappresentò la principale fonte dell'informazione politico-culturale dell'Italia libera, gestita esclusivamente da esponenti politici italiani. Nell'organizzazione dell'emittente, il maggiore inglese, profondo conoscitore dell'opera di Croce, non solo utilizzò le competenze degli intellettuali liberal socialisti confluiti poi nel Partito d'Azione, ma tentò anche di mantenere una relativa autonomia dalle ingerenze baloriane e dalle direttive del governo inglese. Ci riunimmo tutti, ricorda Greenis, mettendo insieme un programma e decidemmo di cominciare subito le trasmissioni, dapprima modeste e fatte soprattutto di notizie, poi di commenti politici, poi di programmi speciali. Nel giro di pochi giorni Radio Bari fu in grado di trasmettere i primi commenti politici affidati al segretario del CLN, il giudice Michele Cifarelli, che segnarono una svolta nel programma dell'informazione nazionale dopo il crollo del regime. Nelle prime due conversazioni dell'esponente azionista, che andarono in onda il 15 e il 18 settembre, subito dopo il telegiornale delle 20, dal titolo emblematico «La morte del fascismo e la guerra di liberazione», si affrontarono le questioni della situazione politica italiana dopo il crollo del fascismo, della formazione della nuova classe dirigente e della partecipazione alla guerra di liberazione. Per la prima volta, dopo 20 anni di censura, gli italiani ascoltarono parole diverse dalla consueta retorica del regime. Radio Bari riuscì in poche settimane a incidere sul sistema generale dell'informazione, esercitando un ruolo egemonico sulle altre forme di comunicazione, in particolare la Gazzetta del Mezzogiorno, l'unico quotidiano del Regno del Sud, dove però l'influenza del governo di Brindisi non era marginale. La riflessione sulla questione istituzionale e sulla situazione interna, condotta attraverso la radio, in una realtà dove ancora non erano state ripristinate le libertà politiche e la libertà di stampa, scompaginò l'azione neoconservatrice ed autoritaria del governo e rappresentò uno stimolo per la riorganizzazione delle forze democratiche. Il governo di Brindisi il 25 settembre impartì l'ordine all'autorità militare di estromettere dalla radio Michele Cifarelli. Incontrò però la ferma opposizione di Brindisi, che così ricordò l'episodio: il mio compito non fu facile, perché incontrò di tanto in tanto vecchie resistenze di mentalità fascista. Un giorno, dopo essere uscito per qualche ora, tornai negli uffici della radio e mi trovai davanti a un tentativo da parte delle autorità locali per impedire di parlare a Cifarelli e agli altri. Subito spiegai che quella era una radio libera di cui ero io il direttore. Incidenti simili ebbero luogo nel settore della stampa. In quelle settimane si svolse infatti una dura battaglia per la libertà di informazione, di cui fu protagonista lo stesso Cifarelli ed alcuni esponenti azionisti, che stamparono a metà ottobre, nonostante i divieti, il settimanale Italia Libera. Nell'articolo di fondo, Il dovere dell'ora, non firmato, Cifarelli ripropose le riflessioni svolte alcuni giorni prima a Radio Bari sulla necessità di un'intensa mobilitazione per sostenere l'azione militare alleata.
Immediatamente la prefettura impartì l'ordine del sequestro e del fermo di diversi esponenti antifascisti, tra i quali Vincenzo Calace, che aveva scontato diversi anni di carcere e di confino assieme ad Ernesto Rossi e Riccardo Bauer. La notizia dell'arresto degli azionisti, diffusa anche dalla BBC, destò molte impressioni sui corrispondenti stranieri che nelle loro comunicazioni scrissero che in Italia si continuava ad arrestare gli antifascisti. Nel giro di pochi giorni, anche in conseguenza dei lavori della conferenza di Mosca, Badoglio fu costretto ad autorizzare la pubblicazione dei settimanali di partito, rendendo la stampa libera. Bari in quelle settimane divenne il punto di riferimento nazionale dell'intera informazione. L'obiettivo di valorizzare il contributo degli italiani alla lotta di liberazione nazionale indusse i responsabili della radio a potenziare l'informazione relativa alla resistenza dei partigiani sul fronte adriatico, a partire dall'Abruzzo, e alle prime azioni della formazione militare italiana a fianco degli americani sul fronte tirrenico. Inizialmente l'organizzazione di questo settore decisivo dell'informazione radiofonica fu affidato al capitano Annibale Del Mare e a un giovane ufficiale italiano, il professor Giorgio Spini, è uno dei più noti storici del nostro paese e docente emerito dell'Università di Firenze. Il professor Giorgio Spini, passate le linee nell'ottobre del 1943, giunse al campo di riordinamento di Cavallino, dove confluirono unità provenienti anche dalla costa albanese e dalmata e dalle isole ioniche. Queste prime formazioni combattenti dell'esercito italiano, secondo i ricordi di Spini, svolsero azioni militari importanti e decisive per la liberazione di quasi tutte le città del nord. In questa sala ci sono i protagonisti, ecco, di questa straordinaria vicenda, oltre che politica, soprattutto militare, perché questi aspetti spesso dalle nuove generazioni vengono poco considerati. Pensate che qui ci sono testimoni che partiti nel 1936 poi sono ritornati addirittura nel 1945, nel 1946, dopo tanti anni di sofferenza. Agli inizi di dicembre questo delicato settore della propaganda bellica fu consolidato ed ampliato per la straordinaria disponibilità di giornalisti, scrittori, uomini di cultura che dopo essersi nascosti sulle montagne abruzzesi si rifugiarono in Puglia prima che nei nevicati invernali ne impedissero il passaggio. Tra i nuovi arrivati diversi avevano alle spalle consolidate esperienze giornalistiche ed editoriali come Antonio Picconi Stella, che assunse lo pseudonimo di Franca Lancia, Pio Ambrogetti, che assunse lo pseudonimo di Angelos, già redattore e speaker a Radio Roma, e in particolare della scrittrice Alba De Cespedis. Nota per la sua attività antifascista, nel 1938 fu censurato il suo romanzo Nessuno torni indietro, che utilizzò lo pseudonimo di Clorinda. Nelle sue pagine di diario, ella così descrive la situazione della massa di rifugiati, tra cui molti slavi ed ebrei di diversa nazionalità, che cercavano di porsi in salvo. Tutti, scrive Alba Clorinda, stretti da umana solidarietà che abolisce confini e passaporti, non ci si domanda il nome o il colore politico. Qui, in questa stalla remota a 1000 metri di altezza, mi sembra che stia rinascendo l'Italia che abbiamo voluto. Qui ricominciamo a vivere civilmente. Il russo parla del suo paese, i polacchi della loro letteratura, l'ebreo non ha più quegli occhi di sgomento con i quali fissa l'alto della collina per vedere se da là odano i tedeschi. Ben presto Clorinda divenne la voce più familiare e famosa d'Italia Combatte, programma messo in onda il 6 dicembre 1943 dopo i commenti politici alle 23
veniva replicato anche la mattina dopo il notiziario delle 7. Da una delle prime conversazioni della nuova trasmissione, presentata come la voce della riscossa e della liberazione, Annibale Del Mare esaltò la partecipazione dei nostri soldati alla lotta sul fronte della Quinta Armata assieme ai patrioti di Francia, Polonia, Grecia e Jugoslavia, definendo la guerra in corso una crociata di liberazione. Radio Beri svolse anche l'importante funzione di fronteggiare la propaganda nazifascista che provava in Radio Roma, controllata direttamente dal comando tedesco, il suo punto di forza. La radio fascista diffondeva con toni enfatici notizie completamente inventate su scontri cruenti tra popolazione e gruppo anglo-americano. Radio Bari puntualmente denunciava le deformazioni e le manipolazioni dell'informazione. Valdo Gigli, lo pseudonimo professor Spini, e Franca Lancia furono protagonisti di guerri radiofonici con le radio della Repubblica Sociale Italiana, nei quali sottolinearono l'assoluta libertà di informazione esistente nell'Italia libera rispetto alla totale assenza di libertà di ascolto nell'Italia e nell'Europa dominata dal totalitarismo nazista. La voce dell'emittente pugliese, ripresa da Radio Algeri e da Radio Londra, riusciva a raggiungere gli internati militari e civili nei vari campi di concentramento disseminati nel Terzo Reich. Radio Bari fu oggetto di attacchi furiosi anche da parte di Radio Monaco, che aveva creato programmi per i militari italiani internati e la cui potenza favoriva l'ascolto anche nell'Italia del Sud. La coscienza di una lotta estrema da combattere con tutti i mezzi caratterizzò lo sviluppo di Italia Combatte, il cui ruolo nelle diverse fasi della guerra di liberazione fu immediatamente percepito da tutte le emittenti del mondo libero. Una radio, come sostenne nei suoi ricordi Grindis, ricordi degli anni 70, programmata e gestita esclusivamente da italiani. Inoltre, la valorizzazione della partecipazione italiana alla guerra di liberazione rappresentò una battaglia quotidiana parallela a quella combattuta dallo Stato Maggiore dell'Esercito per trasformare i termini dell'armistizio in quelli della cobelligeranza. Radio Bari istituì anche nel dicembre 43 una trasmissione specifica per i militari italiani. Ma non va dimenticato in questo contesto l'altro aspetto della radio, quella della formazione di una coscienza antifascista e democratica, e al contempo la funzione di tramite tra gli italiani del Sud e quelli del nord. Con il potenziamento delle trasmissioni di ben 4 ore, a partire dal 13 dicembre 43, si trasmetteva ininterrottamente dalle 5:55 della mattina alle 2:05 della notte, furono avviate nuove rubriche, in particolare la voce dei partiti, la voce dei giovani e la voce dei lavoratori. Dopo 20 anni di dittatura e di censura, gli ascoltatori sentirono parlare di cultura antifascista, sino ad allora patrimonio di ristrette elite nel Sud. Al microfono si alternarono esponenti di diversi partiti dei CLN, dai Democratici Cristiani, vorrei ricordare il fondatore del Partito Popolare Italiano, Natale Lo Iacono, che è stato il primo sindaco della Liberazione, ma anche di liberali come l'ingegnere Giuseppe Laterza, che era stato tra gli arrestanti della grande retata nel giugno 43. Ma intervennero a Radio Bari Adolfo Murillo, Benedetto Croce, che rivolsero messaggi ai militari italiani che si opponevano ai nazisti nei Balcani e soprattutto rivolsero messaggi ai giovani. Il 25 gennaio, da Bari, sulla rubrica Italia Combatte, fu ritrasmessa la denuncia di Croce, andata in onda da Radio Palermo, delle devastazioni tedesche nel sud e a Napoli. Pensate, affermò Croce, è stato cospasso di benzina e bruciato per vendetta
di proposito, con piena coscienza dell'atto che si compiva, tutta la parte preziosa del grande archivio di Napoli per ordine di un ufficiale tedesco che ha ammonito in tempo sul valore unico di quelle carte per gli studiosi del mondo intero, dichiarò che sapeva perfettamente l'importanza di quello che distruggeva. In quei giorni Aldo Moro, allora dirigente della FUCI, lanciò un appello da Radio Bari ai giovani partigiani universitari. Anche Tommaso Fiore, alcune settimane prima, il 15 gennaio, aveva ricordato la figura di Salvemini, le sue battaglie democratiche a difesa del Mezzogiorno e la sua straordinaria opera di storico che aveva fatto conoscere al mondo il vero volto del fascismo. Fiore riteneva che il ritorno di Salvemini in Italia avrebbe infuso una straordinaria forza alla libertà che rinasceva. E il fascismo aveva avuto il merito di buttare fuori dell'Italia grandi cervelli. La novità costituita dall'intervento massiccio degli esponenti democratici destò forte allarme nelle forze monarchiche, che inoltrarono proteste al quartiere generale di Algeri. Si distinse in questa operazione contro le forze democratiche Filippo Naldi, responsabile dell'ufficio stampa del governo di Brindisi, noto per le vicende relative al delitto Matteotti. Radio Londra, di fronte alle complessità e alla novità della situazione politica interna dell'Italia libera, di costituzione dei partiti e del sindacato, che svolsero le prime assemblee nazionali a Bari nel gennaio del 1944, ma sulla spinta del dibattito che giungeva nelle aule del Parlamento inglese, dove i deputati laburisti all'opposizione esaltavano l'apporto militare italiano alla guerra di liberazione, volutamente messo in ombra dal governo conservatore, Radio Londra fu costretta ad intensificare l'informazione affidando i commenti, oltre che a Calosso, anche a Paolo Treves, che seguì con grande attenzione l'evolversi del dibattito politico nel Regno del Sud. Radio Bari, dunque, rappresentò un punto costante di riferimento per le trasmissioni della BBC, che fu costretta a trasmettere in diverse occasioni i commenti politici. E tutto questo fu alla base di un complesso fenomeno che dette luogo alla circolarità dell'informazione. CLN del Sud, Radio Londra, Italia del Nord. Pensate all'importanza fondamentale che ha avuto Radio Bari per l'informazione ai resistenti dell'altra parte del paese. I commenti politici dell'emittente barese si imposero all'attenzione internazionale e in particolare all'opinione pubblica dell'Italia occupata dai nazisti, dove l'ascolto di Radio Bari, soprattutto nei primi mesi, avveniva con difficoltà. L'emittente barese dunque non solo costituiva l'unica fonte di notizia che cercava di opporsi all'egemonia incontrastata dell'informazione da parte del nazifascismo nel centro-nord, ma rappresentò la voce che riuscì a fornire all'opinione pubblica e alle classi dirigenti del mondo libero l'immagine di un paese che sosteneva con forza la guerra di liberazione e al contempo tentava di ricostruire su nuove basi la vita politica, sociale e culturale del Mezzogiorno d'Italia. Il banco di prova della capacità del CLN pugliese e campano di chiamare a raccolta le forze politiche meridionali per arginare il processo di restaurazione monarchico guadagliano e per imprimere una svolta alla situazione istituzionale, anche in previsione del crollo militare della Germania, si ebbe tra dicembre e gennaio. Un comunicato di Radio Bari, abilmente preparato dagli antifascisti, con cui si annunciava il divieto della Commissione Alleata di Controllo di autorizzare il convegno dei CLN a Napoli per il 20 novembre, determinò una forte impressione negativa negli ambienti laburisti inglesi e dei democratici americani e al contempo innescò una forte mobilitazione dei CLN di Bari e di Napoli che impressionò gli osservatori stranieri. A Napoli, il 20 dicembre 1943, in occasione della commemorazione di Giovanni Amendola,
Il segretario del CLN Barese, il giudice Michele Cifarelli, lesse un testo a nome di tutte le forze democratiche presenti di forte protesta verso gli angloamericani per il divieto imposto. La commissione alleata di controllo fu costretta il 7 gennaio ad emettere un comunicato in cui si autorizzava lo svolgimento del congresso, non a Napoli, troppo vicina alle linee del fronte, ma a Bari. Tutta l'attenzione degli ambienti politici internazionali si concentrò 60 anni fa sul capoluogo pugliese, che assunse di fatto il ruolo di capitale politica e culturale dell'Italia libera. Radio Londra, dopo un commento ambiguo di Candidus, che la mattina del 28 gennaio ribadì che per gli alleati, prima di ogni altra cosa, si trattava di risolvere un problema militare, cacciare i tedeschi dall'Italia e sconfiggere la Germania, assunse una posizione più equilibrata. Nelle valutazioni affidate a Calosso e a Treves, che intervennero con commenti nelle trasmissioni pomeridiane e serali di quel giorno, non si celarono gli effetti politici della Sisi Barese. Il primo affermò che si è iniziato a Bari il primo congresso democratico che si raduni nel continente europeo dal giorno in cui Hitler dispense il lume della democrazia, e si evidenziò l'importanza della lotta antifascista di Gobetti, Gramsci, Rosselli, mentre il secondo sostenne che il congresso antifascista rappresentava il più importante avvenimento della politica italiana dopo la caduta del fascismo. Radio Londra, nei giorni successivi, grazie anche alle registrazioni inviate da Greenpeace, trasmise integralmente il discorso di apertura di Croce, quelli di Sforza, di Arangio Ruiz, nonché gli ordini del giorno, le risoluzioni del congresso, i messaggi del comitato centrale del CLN. Candidus, nel commento del 31 gennaio, evidenziò l'alto senso di responsabilità morale e di ideale dei rappresentanti dei sei partiti antifascisti intervenuti a Bari. Radio Bari non riuscì, per i divieti imposti dalla commissione alleata di controllo, a trasmettere in diretta i lavori del congresso. D'altronde, con il trasferimento del governo a Salerno, a febbraio fu smantellata la struttura politico-culturale della radio. Tuttavia, Alba De Cespedes utilizzò gran parte della trasmissione di Italia Combatte del 28 gennaio per informare i resistenti del nord. Questo congresso, sostenne Clorinda, è stata, in parole semplici, la prima riunione ufficiale dei partiti d'opposizione. Andai via ad assistere seduta in un palco perché la riunione si svolse al Teatro Piccinni, un teatro tutto rosso e d'oro adatto alle nozze di Figaro o al barbiere di Siviglia. Io ero mosso come quando si vede una persona che è stata lungamente malata, sul punto di morire, addirittura uscire finalmente a muovere i primi passi al sole, e avevo anche dentro di me la sensazione di fare cosa proibita. Non potevo ancora abituarmi all'idea che in Italia ormai ognuno poteva fare e dire quello che voleva. Quando vidi Benedetto Croce, del quale avevo appreso attraverso i libri ad avere tanto rispetto ed amore, entrare sul palcoscenico come un ometto con un pantaloncino marrone e posare il cappello sul tavolino, semplicemente, senza nessuno attorno a lui che s'affannasse ad aiutarlo, e quando lo vidi leggere il suo discorso, confidenzialmente, alzando un po' gli occhi sul pubblico, io udii dire cose così semplicemente: la libertà, come avrebbe detto una parola qualunque, una di quelle parole che gli spiriti liberi sono abituati a pronunciare con dimestichezza. Allora mi gettai ad applaudire furiosamente. Chiusi lì in quel teatro, io a volte mi domandavo dove fossimo.
perché spettacoli simili ero avvezza a vederli oltre frontiera. Ma guardare il palcoscenico allora e quel pezzo di tela a tre colori e mi rassicurare. Cominciavo a capire che non soltanto un regime era finito, ma tutto un modo di vivere, un modo di essere e di ragionare. E io pensavo a voi che siete dall'altra parte e avrei voluto che poteste vedere e sentire. C'era gran sole attorno, era proprio una giornata bellissima. Come qualche volta in primavera, quando ogni cosa rinasce e la speranza è più facile.